Guarda, nasce nel giugno del 66 a Sant'Ursurgio. Gli unici appunti relativi a quella riunione, in cui venivano citate associazioni, interventi, date, eccetera, li prese Franco e sono ancora esistenti. Il primo giorno in Cineteca è stato in Via Tigelio, perché la prima sede della Cineteca era in Via Tigelio, dove c'era l'ufficio sardo della Società Umanitaria. Io usavo prendere gli appunti fedelmente man mano che le persone parlavano, citando il nome di chi interveniva e quel che diceva. La creazione della Cineteca Sarda è una creatura di Fabio Masala e Filippo Maria De Santis. Erano loro che avevano una visione chiara delle cose, noi partecipavamo e non avevamo idea di prospettiva di ciò che si faceva, lo facevamo e basta. Però non era una cineteca ancora, anche se c'erano i film, c'era qualche documentario, io ho conosciuto la sede di Via Tigelio. Poi in realtà il vero primo giorno della cineteca è stato in via Molise, dove si trasferì l'Umanitaria e cominciò il lavoro della cineteca, e la sede della cineteca era uno sgabuzzino. Gestito in maniera volontaria da Pierluigi Garau, che era un collaboratore volontario della Cineteca, che apriva la Cineteca 3 pomeriggi alla settimana dalle 17 alle 19. Io sono arrivata in Cineteca forse nel 74-75, quando la Cineteca era in via Molise. E i pochi film venivano tenuti in un piccolo sottoscala e tenuti custoditi da Pierluigi Garau, che li gestiva. Avevamo pochissimi film, però, che giravano in continuazione. Alcuni ne noleggiavamo la San Paolo Film, ma con i nostri film, Il sale della terra, mi ricordo, Paisa, eccetera, si consumavano a furia di essere proiettati. E venivano proiettati in tutta la Sardegna. C'era Fabio Masala, che è sempre il motore di tutto quanto, è sempre stato lui, che con la sua 500 si faceva il giro della Sardegna periodicamente e teneva in contatto tutti i circoli e anche tutte le associazioni non aderenti alla Cineteca. I film erano pochi allora, la Cineteca fu costruita soprattutto con donazioni, chiedendo a tutti quelli che avevano la possibilità di donare, proprio regalare, documentari, soprattutto documentari perché i film non si regalavano, documentari alla Cineteca. Infatti la Cineteca è stata costruita ed è rimasta in realtà una caratteristica della Cineteca, quella di avere moltissimi documentari anche di grande valore. Non esisteva che si potesse vedere un film senza discuterlo. Si doveva dare a ognuno la possibilità di intervenire rigorosamente. E tutto ruotava intorno all'aspetto formativo e di crescita culturale del pubblico. Avevo rinunciato ad essere pittore per fare il grafico della Cineteca Sarda, che ho fatto venire i colori per il ciclostile che non c'erano a Cagliari. Li ho fatti venire apposta dal continente attraverso una ditta che faceva le matrici elettroniche, e noi non avevamo strumenti se non il ciclostile. E il ciclostile noi l'abbiamo portato a un livello che doveva combattere con la stampa a colori degli altri. Quindi era in un certo senso un parallelo. Quello che noi facevamo col cinema si doveva fare anche sul piano grafico, con la propaganda, perché un volantino che potevano vedere 5.000 persone
era molto di più di una mostra che quando ti va bene la vedono 200 persone. È diventata sempre più importante soprattutto nel quadro dell'attività culturale in Sardegna, quando appunto negli anni 70 e 80 i fermenti di innovativi culturali avevano un certo respiro, per cui praticamente si può dire che tutte le migliori intelligenze in Sardegna si sono avvicinate alla Cineteca, hanno avuto rapporti con la Cineteca. La classe politica attuale non è passata attraverso la Cineteca, è passata quella tra gli anni 60, 70, 80 e basta. A un certo punto ci fu questa, forse anche dal basso, da parte del pubblico, venne l'esigenza di costruire la vera e propria Cineteca Sarda, cioè la memoria storica audiovisiva della Sardegna, che divenne un progetto trainante, un progetto, forse il progetto più importante della Cineteca. In questi 50 anni il Centro Servizi Culturali di Cagliari è cresciuto ed è cresciuta la Cineteca Sarda. Questa crescita è legata alla crescita della società civile, della società sarda, e noi abbiamo dato un contributo enorme alla crescita della cultura in Sardegna e quindi anche della società civile. Abbiamo lavorato dal 1966 per promuovere la cultura cinematografica, ma soprattutto per cercare di raccogliere e di ricostruire la memoria storica della Sardegna. È un progetto importante questo, perché intorno alla ricostruzione della memoria nascono tantissimi progetti. La memoria storica non è soltanto la memoria scritta sui libri, ma è la memoria delle immagini, è la memoria delle voci del passato, e abbiamo cercato di contestualizzare questa ricostruzione rispetto a un orizzonte di crescita e di maturazione della società che facesse diventare il nostro presente il fondamento per il futuro della nostra società e quindi anche della nostra piccola cineteca. Il primo contatto con la Cineteca Sarda è stato alle elementari, quando la maestra ci ha portato nella sala dove c'era il teatrino, ci ha fatto vedere un proiettore a 16 mm e ha proiettato per noi La guerra dei bottoni, il vecchio film in bianco e nero. Ricordo che era stata una grandissima emozione, sia perché al cinema forse non ero ancora mai stata, sia perché potevo vedere un film insieme ai miei compagni, ma soprattutto vedevo la maestra che sapeva armeggiare questo strumento che io non avevo mai visto prima, che è sempre stata poi la filosofia della Cineteca, quella di formare i formatori, quindi non di sostituirsi ad essi, quindi agli insegnanti, agli operatori culturali, ma di dare loro gli strumenti sia in termini di competenze tecnologiche, sia in termini di competenze cinematografiche, culturali, per operare all'interno delle scuole, dei circoli, delle associazioni con il cinema. Questa caratteristica della Cineteca mi aveva affascinato allora quando ero bambina e trovo che sia uno dei pilastri dell'attività della Cineteca. In questi ultimi anni abbiamo lavorato molto sulla crescita tecnologica. Perché? Perché abbiamo capito che dovevamo fare un salto di qualità.
mentre in passato questo aspetto era secondario rispetto alla promozione della cultura cinematografica, oggi abbiamo capito che per promuovere la cultura cinematografica nel futuro noi dobbiamo attrezzarci, cioè dobbiamo costruire dei laboratori in grado di lavorare tutti i prodotti audiovisivi. Perché? Perché nel futuro questo aspetto sarà sempre più rilevante. I laboratori della Società Umanitaria Cineteca Sarda dispongono di un ampio parco attrezzature, integrato con sistemi hardware e software, che permettono di ottenere la migrazione in formato digitale a partire da qualsiasi supporto audiovisivo. Il laboratorio alle mie spalle lo possiamo considerare diviso in tre sezioni. Nella prima sezione abbiamo tutti i dispositivi per il trattamento delle registrazioni magnetiche. Nella seconda sezione tutti i dispositivi per il trattamento dei film cinematografici. Nella terza sezione c'è una workstation con i più avanzati strumenti hardware e software che permettono la finalizzazione e il trattamento dei materiali digitalizzati. Quindi i supporti che trattiamo li possiamo dividere in due categorie: pellicole cinematografiche e nastri magnetici. Mentre per le pellicole cinematografiche esistono strumenti moderni, film scanner, che permettono la scansione dei materiali anche ad alta velocità, per i nastri magnetici si usano strumenti tradizionali, cioè strumenti che appartengono allo stesso periodo anagrafico dei supporti. Trattiamo anche i sistemi video professionali. In particolare, per il sistema Umatic utilizziamo uno speciale processo di lettura che permette di avere un'altissima nitidezza e definizione dell'immagine. No, è un DVD. Questa piccola tana, nonostante sembri un luogo angusto e un po' disordinato, è in realtà uno dei luoghi nevralgici del Centro Servizi Culturali di Cagliari, perché da qui noi operatori culturali che ci occupiamo delle proiezioni controlliamo quanto avviene nella sala delle conferenze, delle proiezioni appunto. Per cui da qua, attraverso la strumentazione che abbiamo organizzato, controlliamo la messa in proiezione dei film, le luci, l'audio e quant'altro sia necessario in tempo diretto per quanto riguarda le iniziative che ci sono in sala. Naturalmente da qui, come si può vedere dalle pellicole che ancora sono in giro, insomma il proiettore, fino a qualche anno fa ancora si poteva proiettare con le pellicole in 35 mm, in 16 mm, naturalmente negli ultimi anni quasi tutto quello che proiettiamo è in digitale, questo per due motivi: un motivo di maggiore risoluzione, affidabilità dei supporti, dall'altro la preservazione delle pellicole, che ormai procediamo solamente alla digitalizzazione e non più all'utilizzo diretto per le proiezioni. Questo locale, già si avverte, è un locale climatizzato in funzione della conservazione delle pellicole che qui vengono custodite. Abbiamo sei file di scaffali che contengono pellicole di vario genere. Un primo filare riguarda le pellicole in 16 mm di fiction e documentari adibite al prestito almeno fino agli anni 90. Abbiamo il settore della memoria storica sarda con filmati che vanno dagli anni 50, dagli inizi 50 e fino agli anni 70, del patrimonio della regione autonoma sarda, dell'ESIT, ma insieme a questi ci sono anche fondi privati di registi sardi e di autori sardi, appunto. Abbiamo un altro settore dedicato ai 35 mm di fiction e un altro settore ancora dedicato a documentari a carattere sociale, antropologico, didattico, scolastico, con un fondo particolare che è quello della SEAN, che
a un grande numero di filmini che venivano proiettati nelle scuole dei più piccoli. Abbiamo infine uno dei patrimoni sicuramente più interessanti, che è quello che noi chiamiamo il cinema di famiglia. Si tratta di materiale ovviamente che ha un grande valore affettivo per le persone, perché con le cineprese i proprietari filmavano la nascita dell'ultimo figlio, il battesimo, i matrimoni, le vacanze al mare, le vacanze in montagna, raccontavano la quotidianità familiare delle famiglie, un po' come oggi si fa con le videocamere digitali. Questo materiale però era depositato nelle cantine, nei solai delle case, perché non esiste più il proiettore per proiettare, perché nessuno più li produce, non esistono più le cineprese per poter filmare, non esiste qualcuno che stampi ancora e le pellicole in 8 mm. Noi abbiamo acquisito uno scanner film che consente di digitalizzare le pellicole in 8 e in Super 8 e abbiamo offerto ai sardi la possibilità di avere gratuitamente, in cambio dei filmini, un DVD con i filmati per poterseli rivedere in televisione, insomma, con un lettore DVD che è diffuso in tutte le case. Questo ha dato la possibilità a tutti di rivedere le immagini dei propri cari, dei propri zii, dei propri nonni e dei propri genitori, ma a noi ha dato la possibilità di costruire un enorme magazzino e deposito di immagini che ci mostra la Sardegna nei suoi dettagli dagli anni 20 sino agli anni recenti, quindi con la possibilità di vedere come vestivamo, come ci comportavamo nelle grandi occasioni, nelle feste, nei matrimoni, e vedere com'era la Sardegna di un tempo, una Sardegna che ovviamente in questi anni ha subito grandi trasformazioni che oggi spesso non riconosciamo più in queste immagini. Il loro numero è piuttosto ingente, abbiamo raggiunto una quota di circa 10.000 pellicole che partono dai primi anni 20 e proseguono fino, diciamolo, al 2016, data della ultima pellicola consegnata. Tra i fondi privati più importanti non dobbiamo dimenticare il Fondo Fiorenzo Serra. Il Fondo Fiorenzo Serra è composto da tutti i lavori fatti dal regista, ma anche da tutti i materiali di lavorazione, quindi abbiamo negativi, abbiamo tagli, abbiamo sequenze non utilizzate dal regista in fase di elaborazione dei suoi filmati, abbiamo registrazioni audio, ma abbiamo anche documenti, abbiamo fotografie e tanti altri materiali. Il mio compito è quello di catalogare queste pellicole, ma insieme assicurare che stiano nelle migliori condizioni possibili. Già l'intervento di climatizzazione facilita la conservazione, ma ulteriori interventi sono necessari, come una pulizia periodica, una movimentazione periodica delle pellicole, in modo tale che possano respirare e perdere concentrazioni, nel caso delle pellicole che sono in condizioni critiche, di acido acetico, quindi tenerle in condizioni valide perché sia attualmente ma anche in futuro possano essere una base valida per digitalizzazioni che stanno diventando sempre più raffinate. I primi film che abbiamo restaurato negli anni 90 sono stati Cenere di Febomari del 1916, tratto da un racconto di Grazia Deledda, e Canà di Gennaro Righelli del 1922, che abbiamo ritrovato nei depositi della Cineteca di Praga.
Li abbiamo acquisiti, li abbiamo restaurati, li abbiamo restituiti alla conoscenza del pubblico sardo. Sono due film, Cenere, che riguarda una storia sarda, ma è stato girato in Piemonte e in Abruzzo, e Cainà, che invece è il primo film di finzione girato in Gallura nel 1922, è uno dei più vecchi film che noi abbiamo e che sono stati girati in Sardegna. L'attività di restauro ovviamente è iniziata con questi due importanti film, ma ha continuato negli anni. L'ultimo restauro che noi abbiamo realizzato e che mi preme sottolineare è il capolavoro di Fiorenzo Serra, L'ultimo pugno di terra, che abbiamo restaurato nel 2007-2008, un film del 1964 che era scomparso, che una coppia era depositata negli uffici della Regione Autonoma della Sardegna. Noi lo abbiamo recuperato, lo abbiamo restaurato con i laboratori dell'immagine ritrovata di Bologna e l'abbiamo restituito alla conoscenza del pubblico, anche con una pubblicazione editoriale, cioè un libro accompagnato da due DVD che restituiscono alla conoscenza di tutti il film di Fiorenzo Serra. In Cineteca abbiamo anche tutti gli strumenti, di cui alcuni progettati e costruiti presso i nostri laboratori, grazie ai quali possiamo ottenere il completo restauro fisico e meccanico di tutti i supporti magnetici. Siamo gli unici in Sardegna e tra i pochi in Italia che possono svolgere un servizio di questo tipo. Sono molti gli enti e gli archivi che chiedono la nostra collaborazione per il recupero delle loro registrazioni in nastro magnetico. Per la seconda categoria dei supporti, le pellicole cinematografiche, le fasi da eseguire sono numerose. La prima fase, dopo un'attenta e scrupolosa analisi del supporto, consiste nel restauro meccanico, che viene effettuato con l'ausilio di bisturi, forbicine, pinzette, giuntatrici, tavoli avvolgifilm multiformato e moviole digitali. Infatti, il secondo step consiste proprio nell'analisi del filmato della pellicola attraverso una moviola digitale e la fase successiva consiste nel lavaggio del film. Lavaggio che può essere fatto in due modalità, a secco o a liquido, a seconda delle problematiche che vengono riscontrate nel supporto. La fase successiva prevede la scansione del materiale della pellicola attraverso un film scanner alla risoluzione di 5K. Abbiamo anche un ulteriore scanner per i film a passo ridotto. È uno scanner molto evoluto perché ha uno sofisticato sistema di correzione dell'immagine in tempo reale. La fase successiva prevede il trattamento della colonna sonora. Questo trattamento può essere fatto con due modalità. Per quanto riguarda le colonne sonore ottiche, le possiamo leggere tramite dei software open source direttamente dall'immagine, oppure possiamo utilizzare il tradizionale sistema di lettura analogica. Possiamo leggere la maggior parte delle colonne sonore, sia ottiche che magnetiche. L'ultima fase, il restauro, viene fatto tramite una workstation che ha i più moderni e avanzati sistemi hardware e software. E infine la finalizzazione permette la conversione del formato di digitalizzazione in formati più piccoli, più fruibili. Ricordiamo i 50 anni della nascita, insomma, della Cineteca Sarda. L'auspicio, insomma, è che se ne festeggiano altri 50 e soprattutto che si guardi al passato facendo tesoro
delle difficoltà e degli errori che in questi anni ci sono stati. Ci sono tutte le potenzialità anche per il futuro, per poter andare avanti e per far sì che la Cineteca continui ad essere uno straordinario punto di riferimento anzitutto per la Sardegna, ma direi anche per tutta la nazione. Se è vero che una Cineteca ha un rapporto con il tempo che si articola tra passato e futuro, perché conserva e preserva le immagini del passato e anche gli strumenti cinematografici del passato per consegnarli nella forma più integra possibile alle generazioni future, è anche vero che ha anche un rapporto importante con il presente, cioè con le attività attraverso le quali si mette a disposizione della collettività questo patrimonio di film e di strumenti. Io credo che promuovere l'educazione e la formazione del cittadino oggi lo si possa fare tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche che il nostro, che la nostra società vive e ha vissuto in questi ultimi anni. Per cui noi stiamo puntando molto sulla tecnologia. Perché? Perché la tecnologia ci può aiutare a conservare e a promuovere la nostra memoria storica. Solo attraverso la conoscenza di ciò che noi siamo stati possiamo costruire la società di domani. Vedendo quello che siamo stati, possiamo vedere meglio quello che saremo. La cultura cinematografica, da questo punto di vista, ha una funzione fondamentale. Riuscire a lavorare con il cinema oggi significa costruire il cittadino di domani. Io questo, credo che da questo punto di vista la Cineteca possa dare un contributo fondamentale.